venerdì 31 maggio, 4 minuti dopo le 8 del mattino. Buona mattinata da parte di Bruno e Federico Vespa, benvenuti all'interno di Non Stop News Raccontami. Buongiorno Andy, buongiorno Valentina, buongiorno Ricky che è su a Milano, buongiorno soprattutto a tutti voi che siete all'ascolto, buongiorno a te papà. Allora, buongiorno, allora riprendiamo questa trasmissione dopo la pausa elettorale, i risultati li conoscete, state vedendo anche che sta succedendo in questi giorni. La domanda che tutti si fanno è: ma a questo punto meglio andare alle elezioni anticipate o tentare di continuare con questo governo, anche se i rapporti di forza invertiti in qualche modo si faranno valere? Scherzando, ho detto purtroppo non si può scommettere in Italia, credo, sulle elezioni, ma insomma un paio di venerdì fa, mentre tu mi criticavi, io facevo le percentuali e ci ho esattamente preso su quasi tutto, perché sapevo che sarebbero finite così. E beato te. Bene, ma io non ero sicuro. Figlio preveggente. Ma no, ma non ero talmente tanto sicuro che me le sarei giocate. E infatti così sono andate. 02 25 15 15 349 349 1025. Crisi di governo o no? Dimmi tu la tua, tanto in 40 secondi ce la puoi fare. Ma sì Federico, ma non in 40 secondi o in 400 secondi non si riesce a dare una risposta. Beh, capito, perché però la situazione è una situazione, cioè si sta sul filo, proprio sul filo, sul filo, sul filo. Basta che uno perda un pochino di equilibrio e si casca. Sarai d'accordo che i rapporti di forza si sono completamente invertiti? Si sono abbastanza invertiti. Tieni conto che la maggioranza del Consiglio dei Ministri è ancora dei 5 Stelle, la maggioranza parlamentare è ancora dei 5 Stelle, però c'è inquietudine nei 5 Stelle. Salvini vorrà portare avanti una serie di temi. Alcuni di questi temi sono indigesti ai 5 Stelle. Li accetteranno? Non li accetteranno? Sostituiranno loro ministri 5 Stelle, come chiede la Lega, senza volere dei ministri leghisti, oppure no? Allora, i primi messaggi, come al solito trasversali, alcuni sì, alcuni no. Io vorrei dire soltanto, io non ho detto la mia, quindi un minutino per dirlo me lo prendo. Tremo. No, io, guarda, sinceramente credo che allora, l'unica cosa, cioè, il fatto, io invito gli elettori del 5 Stelle, ha perso oltre 10 punti percentuali, che era una cosa secondo me assolutamente da aspettarsi, e forse rispetto alle politiche, anche se il paragone è improbo, ne persi 15. Rispetto alle politiche ne persi 15, che è un botto clamoroso. Io credo che alla luce di tutto, alla luce dei numeri, questa è una maggioranza che non sta in piedi. Non sta in piedi perché c'è uno dei due partiti che è un morto che cammina, perché il tempo e gli elettori hanno dato prova della diversità assoluta di questi due partiti, che sono come il bianco e il nero. Terzo, perché è successo quello che nessun elettore dei 5 Stelle si sarebbe augurato, ovvero il PD li ha addirittura sorpassati. Scenario assolutamente immaginabile fino a quanto tempo fa? Insomma, non fino alla vigilia, perché questo non erano ancora gli ultimi sondaggi davano un pochino in vantaggio il PD, quelli di cui non si poteva parlare, di un paio, un punto, due punti eccetera, ma insomma certo non si dava un vantaggio di 5 punti al Partito Democratico sul Movimento 5 Stelle. Quindi io credo che in elezioni politiche i 5 Stelle andrebbero meglio. Ci sono le caratteristiche tecniche, i 5 Stelle sono molto deboli sul territorio, il Partito Democratico è molto forte sul territorio. Non mi meraviglierei se si votasse domani per le elezioni politiche, i 5 Stelle prenderebbero un po' di più e per esempio il Partito Democratico un po' di meno. Questo è un fatto, probabilmente anche la Lega avrebbe una limatura, probabilmente Forza Italia, se non si dissolve, potrebbe tecnicamente prendere qualche frammento di punti più. Bisogna vedere cosa succede. Certo, come dice un ascoltatore, il cane e il gatto non possono andare d'accordo. Questo lui suggerisce all'ascoltatore, a Salvini, di agganciarsi alla destra. Salvini, come era prevedibile, non lo sta facendo, non si schiera, dice che vuole andare avanti 4 anni, però dice anche che a questo punto i grillini devono fare, non dico quello che dice lui, ma insomma devono portare avanti alcuni punti del contratto nella chiave di lettura. No, devono fare quello che dice lui. Insomma, nella chiave di lettura, per esempio, si sta sciogliendo il grande equivoco della TAV,
perché il grande equivoco è c'è un accordo internazionale non smentibile, a meno di un voto parlamentare. Sì, sì, certo. Vabbè, e quindi già questo per esempio per i 5 Stelle è una grossa sconfitta, diciamo identitaria, ma questo era abbastanza scontato, perché a luglio l'Europa ci toglie 200 milioni, quindi insomma, vabbè, non lo so come andrà avanti. È possibile che si precipiti verso una crisi, però bisogna vedere se sarà subito dopo la manovra economica oppure prima della manovra economica. Prima di andare da Salvatore rispondo a Carlo dicendo che non sono 10 anni che do per morti 5 Stelle, semplicemente perché sono nati nel 2013, quindi non possono essere 10 anni, e secondo perché che siano mezzi morti lo dia. No, 5 Stelle sono nati molto prima nel 2013. No, come forza politica esiste dal 2013. Poi siano nati molto prima, un altro discorso, sono stati eletti nel 2013, quindi sono 6 anni. E secondo, io credo che i risultati del declino di questo movimento siano abbastanza evidenti sotto gli occhi di tutti, tanto che Di Maio ha dovuto chiedere, tra virgolette, un plebiscito, un voto di fiducia online. Questa roba qui. Vogliamo andare ai nostri ascoltatori. Salvatore, buona mattinata, Salvatore. Buongiorno a tutti. Io volevo esprimere anche un'opinione per ciò che riguarda il voto, un eventuale voto per elezioni anticipate. Io penso che i 5 Stelle sì, hanno avuto un trionfo, ma probabilmente se andasse a elezioni anticipate io non penso che rimarrebbero a quella soglia del 17%, anche perché c'è stato una mancanza dell'elettorato, cioè una mancanza dovuta al voto europeo, che probabilmente non è sentito come un voto nazionale. Premesso questo, io dico che il governo dovrebbe andare avanti. Il contratto di governo prevede delle cose utili per l'Italia, e se la coerenza dei due leader, se è una reale coerenza, queste cose scritte nel contratto possono solo dare benefici. E certo, bisogna vedere, ripeto, come si interpretano. Per esempio, secondo lei, la TAV nel contratto, esempio, bisogna fare la TAV si deve fare o no? No, allora i 5 Stelle hanno dichiarato e hanno fatto capire con la mano che la TAV non è utile. Bene, quindi secondo lei non si deve fare. Sì, allora si parla di fare una linea ferroviaria per secondo merci. Perché già esiste una linea ferroviaria che collega l'Italia con la Francia veloce. L'ha fatta Cavour, infatti, quella lì sì, indubbiamente sì. Allora sì. Lei però sta dicendo che non si deve fare. Allora lei sa benissimo che per Salvini la cosa si deve fare. È un elemento di rottura. Questo sarebbe un classico elemento di rottura, perché non è qui la TAV, cioè voglio dire, è il problema delle grandi opere. C'è una filosofia, io rispetto tutte le filosofie, voglio dire, i 5 Stelle sono nati, io mi ricordo Pizzarotti, il primo Pizzarotti a Parma, la decrescita felice. Uno può credere nella crescita o può credere nella decrescita, io rispetto tutti e due, però è evidente che così non vanno d'accordo. Quindi se continuano a dire costi benefici, la TAV eccetera, si fa la crisi di governo. Insomma, io non dico un'opinione, registro, però è un fatto. Senti, io ho due messaggi nel salutare Salvatore. Il primo che riguarda quello che ha detto Di Maio. Dottor Vespa, secondo lei è giusto o condivisibile quello che ha detto Di Maio sull'astensionismo che ha danneggiato i 5 Stelle? Beh, questo non c'è dubbio, ma è l'astensionismo, cioè non è la grandine, nel senso che molta gente che ha votato 5 Stelle non è andata a votare, e però significa che non approvava la politica dei 5 Stelle. Non è un fenomeno meteorologico, insomma, l'astensionismo. È che molta gente, sì, certo, è vero, molta gente che ha votato 5 Stelle è andata a votare, altri però hanno votato per la Lega, altri hanno votato in parte, piccolissima parte, per il Partito Democratico, ma non c'è dubbio che molti che avevano votato il Movimento 5 Stelle hanno detto così non ci piace, andiamo. E poi ti chiedono un commento su Fratelli d'Italia, ci chiedono un commento su Fratelli d'Italia e su Berlusconi, che ha 82 anni, è comunque insomma, ancora il leader di Forza Italia, e con una percentuale che insomma senza infamia e senza lode, cioè in realtà ci chiedono su una possibile ricongiunzione del centrodestra con Salvini che torna a casa, ecco. Ma dunque Forza Italia sta vivendo una crisi molto seria. Mi fa molto piacere che torni a fare un congresso, spero che lo faccia con i crismi dei congressi democratici. È un partito che non può essere gestito da poche persone, è un partito che deve andare molto sul territorio, e
e Berlusconi sarà sempre il capo carismatico, però insomma, voglio dire, evidentemente deve delegare, ma non tanto lui quanto le persone, le poche persone che gli stanno sulla intorno, Meloni, che invece che ci dice che prego, la Meloni, la Meloni era prevedibile che andasse bene, perché molta gente che si è spostata da Forza Italia verso la Meloni non volendo andare con la Lega, e quindi Forza Italia e Fratelli d'Italia ha avuto, devo dire che nel centro, dove ha avuto più voti di Forza Italia, è stata avvantaggiata dal fatto che Berlusconi non si è presentato nella circoscrizione centrale. Se si fosse presentato Berlusconi avrebbe fatto, ma niente di che, sono soglie psicologiche, invece di fare 8-7 avrebbe fatto 9-2, voglio dire, però superare il 9 è psicologicamente molto più importante che non stare poco sotto il 9. A me intanto fa piacere, poi vado da Enzo, leggere molti messaggi degli elettori dei 5 Stelle che dicono che io non ci ho capito nulla perché le europee non contano niente e quindi va tutto bene. Insomma, io un tonfo del 15% tra europee e politiche europee non me lo ricordo. Allora, se per voi va tutto bene, io credo dire che non contano niente è sbagliato. È sicuramente un voto che ha caratteristiche diverse. Perdere 15 punti rispetto alle elezioni politiche è un problema. E il primo che se ne rende conto è Di Maio. Allora andiamo da Enzo. Taranto, buona mattinata. Ciao, buongiorno e complimenti, dottor Vespa e Federico. Grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Io volevo dire alcune cose. Questo governo, a mio parere, io premetto che ho votato 5 Stelle, mi espongo. Certo. Però questo dire... fa onore. Che grazie. Ma mica questo una vergogna, ragazzi, avuto... esageriamo, ognuno ha le sue idee, certo. Sì, certo. Questo governo ha avuto le più grandi esposizioni mediatiche contro da sempre, eppure secondo me ha portato un rinnovamento nella maniera di fare politica, nel bene o nel male, ma anche nella maniera di esprimere i provvedimenti, e ne ha fatti questo governo. Quindi, andando al sodo, io direi che se le due anime riescono a convogliarsi positivamente possono continuare, anche perché altri governi io non ne vedo alla luce, anche se formalmente il centrodestra potrebbe avere la maggioranza, ma solo formalmente, perché poi le elezioni politiche sono una cosa diversa da quelle europee. Quindi io mi auguro che non lascino il bastone, ecco questo. Ma guardi, un governo, io sono stato storicamente contrario alle crisi di governo e alle interruzioni traumatiche della legislatura, però il governo deve andare avanti. Ma prenda la cosa dello sblocca cantieri, ma lei si rende conto che non si riescono a sbloccare cantieri già finanziati? Sono dei problemi enormi. Dottore, sono d'accordo con lei. Sono d'accordo, abbia pazienza, con lei, cioè. Perciò poi alla fine uno non va avanti, perché ci sono troppi. C'è un ascoltatore qui, per esempio: proseguire con la TAV sarebbe una violazione del contratto di governo. Questo stavo leggendo. Firmato Salvini. Non è così, lì c'era un problema di costi-benefici. Ma adesso non voglio riaprire una storia, perché, ripeto, la TAV è. Dire che non si fa è una fiction. Abbiamo un contratto con i francesi, a meno che i francesi non ci dicano abbiamo scherzato. Per modificare quel contratto bisogna andare in Parlamento, dove soltanto i 5 Stelle sono contro la TAV. Non dico nemmeno io se è giusto o non è giusto, dico che si farà, è un fatto, è inutile far finta che non sia così, insomma. Tanto quindi perciò voglio dire, se ci stanno degli elementi di contrasto forti, o uno cede o si rompe. Questo è un volevi dire qualcos'altro, Enzo? No. Prospettive. Prego? Spero che vadano avanti su nuove prospettive. Su nuove prospettive. Questo sì, bene. Auguriamocelo. Se riescono ad essere operativi, ben venga. Adesso è arrivato il messaggio che non aspettavo. Anzi, strano che è arrivato soltanto ora. Dai, caro dottor Vespa, no, questa è una cosa fattibile. Sì. Ma non è che Di Maio sta pensando sotto sotto di allearsi con il tanto schifato Partito Democratico rinato dalle europee? Federico, questo semmai se fanno una nuova legislatura. No, Federico, adesso. No, di. Allora, in questa legislatura non è possibile. Cioè, non è che c'è la crisi di governo e il Partito Democratico si allega con i 5 Stelle. No, non c'è nessunissima possibilità. Nella eventuale nuova legislatura, io do per scontato che ci siano dei tentativi. Perché il Partito Democratico, voglio dire, anche se l'area del centro-sinistra è data al 28%, col 28% che ci fai? Ma niente. Io faccio dei conti numerici. L'unica possibilità che il Partito Democratico ha per tornare al governo è allearsi con i 5 Stelle. Bisogna vedere quanto prende il Partito Democratico, bisogna vedere quanto prende i 5 Stelle, bisogna vedere quali sono i programmi. Ma che facciano dei legittimi tentativi per mettersi insieme, io lo do. Posso per fare scontato. Una domanda? Certo. Allora, mafiosi, corrotti, pidioti, Renzi umiliato da Grillo, il Partito Democratico,
Federico, adesso ma quanti insulti si è preso nell'ultimo mese e mezzo Salvini dai suoi alleati di governo? Alla fine uno se ne dimentica. La politica è fatta anche di questo, insomma. Salvini hanno detto protettori di corruttori, protettori dei mafiosi, gli hanno detto di tutto in un mese e mezzo. Non mi pare che questi insulti abbiano portato bene. In un mese e mezzo, però sono. Nell'ultimo mese e mezzo. Quindi capisci che diventa. Sono circa 5 anni che io sento parlare il Movimento 5 Stelle in modo assolutamente. Io dico, la politica è molto cinica. Quindi, diciamo che non conosce coerenza. Mettiamola così. C'era un messaggio vocale di Marco che dovevamo ascoltare prima, ascoltiamo ora. Comunque, bel tonfo, cavolo, dopo 14 mesi, 6 milioni di voti persi in 14 mesi, credo che sia un record mondiale, come dice Di Maio. Buona giornata, dai. Aggiungo un altro messaggio di Sergio. Buongiorno, parlate di europei, ma vi state dimenticando dei comuni che 5 Stelle hanno perso. Ad esempio Livorno, non sono arrivati neanche ai ballottaggi. Nel territorio, questo perciò dico che teoricamente le elezioni politiche e i 5 Stelle potrebbero andare meglio, perché nei territori sono debolissimi. Hanno perso tutte le elezioni regionali, arrivando regolarmente terzi, arrivati terzi, come previsto peraltro anche in Piemonte. Insomma, Livorno era non era un comune qualunque, insomma, una città importante, una città portuale, una città tradizionalmente di sinistra. E il sindaco Nogarin, che è una brava persona, voglio dire, è uscito da questa esperienza molto, molto, molto traumatizzato, insomma, quindi non. Vorrei rispondere a Carlo che dice che a Salvini 2 punti glielo ho dati io con la mia scorretta campagna elettorale. Tu pensi, io neanche lo voto, neanche l'ho votato Salvini, quindi figurati. No, era. Io ripeto, se si perdono tanti voti in un movimento, in un partito, c'è sempre un grosso problema all'interno, specialmente se in 14 mesi si perdono 6 milioni di voti. Se uno poi vuole continuare a non vederlo, il problema può anche non farlo. Che ne pensi, ci scrivono, di quello che ha fatto Di Maio con la piattaforma Rosso? Ha fatto bene. Beh sì, ha fatto bene, perché lui è stato eletto capo politico attraverso la piattaforma Rosso, cosa che ha fatto molto infuriare Fico, che infatti ieri non ha votato e contesta quello che lui chiama il personalismo del partito. Però voglio dire, è ovvio che soltanto la piattaforma Rousseau poteva tornargli una piena legittimazione, insomma. Mauri dice, sarò molto diretto, i 5 Stelle non sono in grado di governare, basta vedere i comuni che governano. E in effetti non è proprio il massimo della vita, insomma, nei comuni dove stanno. Vabbè, su stanno, Roma stanno, non mi esprimo, parlano infatti, sugli altri comuni. Troppi galli a cantare, dice un altro ascoltatore. Senti, prima di andare da Cristian, c'è una domanda interessante di un nostro amico. Se il PD si alleasse con il 5 Stelle, non raggiungerebbe neanche il 10%, perché perderebbe molto del suo elettorato. Sei d'accordo su questo? Beh, sicuramente sarebbe una scissione del PD addirittura, quindi insomma non sarebbe una scelta facile. Cristian, buona mattinata. Sì, buona mattinata a voi. Ciao, salve. Io volevo, diciamo, fare due osservazioni, anche se dopo aver seguito le maratone elettorali di Porta a Porta e così via con i vari ospiti. Allora, la prima osservazione dal mio punto di vista è che il risultato del PD è un risultato al di sopra delle aspettative, in quanto tra i partiti presenti era l'unica forza europeista. L'altra poteva essere Forza Italia, ma sappiamo tutti che Forza Italia in questo momento non vive un buon periodo, no? Quindi chi voleva votare per Europa, io conosco molta gente che ha votato Forza Italia nel passato, eccetera, si è sentita di votare PD per questa ragione. La seconda osservazione è che per me il risultato della Lega è così gonfiato in quanto molto basato sulle paure degli italiani, paure contro i migranti, paure contro il diverso. E questa ha portato il risultato della Lega al di sopra delle aspettative. Nel momento in cui Salvini si scontrerà con le politiche economiche, come tutti gli altri leader, da una parte se riduce le tasse, dall'altra parte dovrà tagliare qualcosa. Quindi mi aspetto che da questo punto di vista anche il risultato della Lega sia gonfiato. Ma guardi, questo è possibile, nel senso che il problema dell'immigrazione è un problema, diciamo, il pericolo percepito è molto superiore al pericolo reale, per essere corretti, insomma. Però non c'è dubbio che sull'immigrazione Salvini ha avuto una vittoria gigantesca. È anche vero, e credo che lui l'abbia capito per primo, che non basta l'immigrazione, adesso bisogna fare altro, e quindi verrà giudicato anche sulle scelte economiche.
e per questo lui tenterà di forzare le resistenze dei 5 Stelle. Che ci riescono o no lo vedremo nelle prossime settimane, ma non c'è dubbio che non si vive di sola immigrazione. D'accordo comunque che i soli partiti europeisti sono Forza Italia e il Partito Democratico, che lì è stato un bravo Zingaretti a mettere insieme delle persone che teoricamente dovrebbero stare in partiti diversi, come non so, Pisapia e Calenda, e invece lui è riuscito a metterli nello stesso partito, insomma, quindi questo tanto di cappello. Alessia, e questa è un'altra grande domanda, ma non è che il reddito di cittadinanza abbia paradossalmente penalizzato molto il Movimento 5 Stelle? Beh, c'è stato una forte delusione al sud. Cioè, ragazzi, esatto, sì, cioè, il punto è questo. Sì, il reddito di cittadinanza, brava Alessia. Alla fine, se dobbiamo pesare quello di vantaggio, allora il reddito di cittadinanza in tutti i sondaggi per quello che valgono, e io li prendo sempre, e come vedete... Beh, stavolta ci hanno preso però, Che ci hanno preso, scusa? Ma stai scherzando, ma che davano 34% alla Lega? Beh, io alcuni ne ho letto 31-32, no, eh? Ho capito, 31-32. Forte calo di 5 Stelle, il 10% lo davano. Il 17% 5 Stelle? No, il 10 davano. A chi? Di calo dei sondaggi di consensi al 5 Stelle davano intorno almeno 10. Ho capito, cioè 22, un conto 17 e un conto 22, Federico. Sì, Partito sì, no, Democratico, no, no. Insomma, vabbè, comunque. Scusami, stavamo No, sul reddito di cittadinanza, perché al sud del reddito di cittadinanza. Allora, i sondaggi dicono che il reddito di cittadinanza era assolutamente impopolare, cioè la maggior parte, la larga maggioranza degli italiani non ci crede. Nel sud c'è stato il flop del reddito di cittadinanza, perché molta gente non l'ha chiesto, perché i requisiti sono giustamente piuttosto stringenti, perché le cifre poi arrivate, siccome qualcuno, quello c'ha la casa, quello c'ha 200 ore di pensione, eccetera, sono state inferiori all'atteso, al previsto, e perché molta gente col lavoro in nero avrebbe dovuto poi, insomma, rinunciare. E quindi questo nel sud guarderò dei sondaggi sbagliati io, però, perché quelli che ho visto io davano al 19-18 il Movimento 5 Stelle, magari, ragazzi, io sotto il 20 non li ho visti mai. No, io un paio di sondaggi sì, però al di là di questo, perdonami, e poi andiamo da Francesco. Il paradosso è questo, cioè il sud è il reparto in cui c'è, cioè, la parte in cui si è chiesto di più il reddito di cittadinanza, in cui ci si è creduto di più, ed ha talmente funzionato male che i voti è funzionato, perché ha avuto dei meriti ha avuto dei meriti assistenziali, Federico. Ci sono delle famiglie che con questo il reddito di cittadinanza sono rimesso in piedi, insomma. Vedremo nei mesi prossimi, su questo ho sempre avanzato moltissimi dubbi, quale contributo invece darà alla ricerca di un lavoro, e su questo è un capitolo totalmente da aprire, perché vedi, non parliamo più nemmeno dei navigator, dovrebbero entrare in funzione a giugno, speriamo bene. Sì, tre proposte però, non una. Tre proposte, quindi lo vedremo, insomma. Per ora ha sistemato alcune situazioni molto 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 precarie, insomma, di disagio familiare, però sicuramente meno di quanto atteso, e questo evidentemente non ha favorito i 5 Stelle. Sarei d'accordo che favorisce abbastanza il lavoro in nero, il grosso rischio è di fare un boom di lavoro in nero clamoroso con la cittadinanza. Questo l'ha detto anche la Corte dei Conti, per la verità, quindi è un rischio. Allora, Francesco da Matera, buona mattinata, Francesco. Sì, buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno, dottor Vespa, ciao Federico. Ciao. Buongiorno. Allora, tre considerazioni molto rapide. Sì. Uno, avete affrontato tema TAV. Sì. Io mi sono posto da meridionale una questione, voglio dire, leggendola in ottica squisitamente politica. Hanno votato per le regionali, hanno votato per le europee, ritengo questi essere stati forse due referendum sul tema, perché so che hanno trattato ampiamente la questione alta velocità. Ora, prenderne atto della volontà popolare da parte dei 5 Stelle o non prenderne atto? Questa è una prima questione. Poi, noi siamo abituati alla distinzione, questa volta abbiamo votato per le europee. Non per le politiche. Difatti in Italia ormai un decennio che ogni qualvolta si voti, anche a livello locale, soprattutto nelle grandi città, l'elezione viene considerata sempre come una sorta di valutazione in ordine politica generale, quindi non vi è alcuna distinzione. Ultima considerazione in merito all'astensione dei 5 Stelle, almeno per quella che è la valutazione che ha dato Di Maio. Personalmente non ritengo che sia un'astensione che abbia danneggiato i 5 Stelle, forse è una critica che la popolazione ha dato, l'elettorato dei 5 Stelle ha dato al programma, oppure a come si sono comportati, come hanno affrontato anche alcune questioni, vedi TAV,
da ultimo reddito di cittadinanza, forse si è sgonfiato quel fenomeno mediatico che è stato attrattivo per quanto riguarda i 5 Stelle prima delle politiche. Ultima considerazione, anche per quanto riguarda il PD, è vero sì che è aumentata la percentuale del PD in questa tornata elettorale, però io ritengo che molti di quelli che votavano sinistra estrema, vedendo le percentuali degli altri, abbiano determinato esattamente, hanno convogliato i voti verso il PD. Dobbiamo risponderti a quattro cose, quindi vediamo. Andiamo un momento comincio dall'ultima e ripeto che il Partito Democratico Zingaretti è riuscito a mettere insieme delle anime molto diverse e a riportare alcuni voti di quelli che venivano chiamati gli scappati di casa, sostanzialmente, insomma, quindi mi pare questo un buon risultato. Sul resto mi pare che già ci siamo espressi. Prima di ascoltare un vocale di Paolo. Prego. Ti chiedono, non so se il numero alla mano può essere una risposta affidabile adesso, ma qual è, dottor Vespa, la percentuale realistica che possono avere i 5 Stelle tra il boom delle politiche e il disastro delle europee? Guarda, dopo quello che è successo, fare delle previsioni non... Secondo me possono tornare sopra il 20, onestamente, però bisogna vedere che... Allora, se il Movimento 5 Stelle torna all'opposizione, cresce, perché c'è una fascia di persone che non se la sente di governare, mettiamo le cose come stanno. Cioè, il Movimento 5 Stelle è un partito identitario. Quando un partito, un movimento, non un partito, di quel genere. Aspetta, spiega bene questa cosa, che vuol dire? Allora, Federico, questo rifondazione comunista. Vabbè, quelli hanno sempre fatto opposizione. No, ho capito, voglio dire, nel momento in cui sono arrivati al governo, non ci stavano nel governo, perché le idee di rifondazione erano troppo diverse da quelle di una coalizione di governo. Allora, o governi da solo, o se no hai disagio a metterti insieme ad altri. Non c'è proprio questa vocazione, insomma, no? Allora, è un partito. Tornando alle opposizioni, il Movimento 5 Stelle cresce inutilmente, però. Perché poi stai dicendo che la casa del Movimento 5 Stelle è l'opposizione. Questo che dice Grillo, quello che dicono i cosi, cioè quelli. Perché Grillo c'è mal di pancia? Perché non riconosce più, insomma, perché il potere, qualunque potere, richiede troppi compromessi. Ecco. A proposito di comuni, c'è Rocco che dice che scrive da Venaria, provincia di Torino. In questi due comuni da due sindaci 5 Stelle hanno fallito. Personalmente sono molto deluso perché li avevo votati. Dice, non mi resta che prendere la scheda elettorale e strapparla, non vedo più alternative. Questo è un errore. In democrazia un'alternativa c'è sempre. Ma sempre. Può anche farti schifo, eh? Sempre, però voglio dire, uno che strappa la scheda elettorale, secondo me. Sì, no, vabbè. Curatevi il naso, ma votate. Senti, ascoltiamo il vocale di Paolo, che ce l'avevamo in sospeso. Sono Paolo da Roma. Volevo dire che la Lega, che ha preso il 34% a queste elezioni politiche e il Movimento ne ha persi 15 punti, fa capire che non c'è più la certezza di riuscire a mantenersi l'elettorato. Basta poco per perderlo. Salvini sarà sicuro di mantenersi questo risultato anche alle politiche? Ah, boh. Questa è una buona domanda. Sì. Ne approfitto per rispondere anche ad Andrea, che dice che dopo mezz'ora di trasmissione ancora non avevamo fatto nessuna seria analisi del voto alla Lega. Ammesso che noi riusciamo a fare delle analisi, serie. Il voto alla Lega è stato intanto un voto per premiare la politica della Lega, appunto, ripeto, sulla immigrazione. E poi perché una parte rilevante di persone ha ritenuto che una guida del paese da parte di Salvini sia la soluzione preferibile. Questo è un fatto, insomma. Dottor Vespa, mi dice, a parte immigrazione e sicurezza, qual è la politica della Lega a livello fiscale, eccetera? A livello fiscale è la flat tax, che non si fa ancora. E che adesso è questo il punto centrale. Sì, adesso questo... la domanda la estendo io, cioè oltre all'immigrazione e sicurezza ti chiede Angelica, certo, qual è la politica? La flat tax, opere pubbliche e abbassamento delle tasse. Riusciranno a farlo? Boh, non lo so. Questo sì, però, punto, insomma. Scusate, oppure io parlo turco, oppure la flat tax è una politica fiscale diversa da quella che vorrebbe il Movimento 5 Stelle.
L'abbassamento delle tasse è nel contratto, però il fatto che sia nel contratto significa tutto e niente. In che misura? Qual è il limite dei ceti medi? 50-60 passa il quoziente familiare? Nel senso che appunto non conta, questo mi pare anche giusto, no? Questo lo fanno in Francia da tanti anni. Non conta il reddito della persona, conta il reddito della famiglia, conta il numero di persone del nucleo che familiare. Sono nella famiglia, certo, conta il nucleo familiare. Questo è abbastanza equilibrato. Su questo forse un accordo si potrebbe anche raggiungere. Il problema lì sono i soldi. Dove si trovano questi soldi per fare la flat tax, insomma, che non sono pochi. D'altra parte Salvini dice: perdiamo il primo anno e mezzo, mettiamoci pure i primi due anni, poi recuperiamo alla grande, come è successo in altri paesi. Insomma. Il Tiziano che ti dice, poi andiamo da Paolo, se la Lega può governare da sola. No, a livello di numeri allo Stato direi di no. Paolo, buona mattinata da Viterbo. Grazie, buona giornata. Puoi spegnere la radio per favore, Paolo, abbassare il volume, grazie. No, aspetta, cerchiamo di ricontattarlo perché è caduto. C'avevo un messaggio sempre sul discorso di Salvini, però era quello sulle... Paolo, eccoti. Ciao, eccomi, Paolo. Ci sono. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Di nuovo. Prego. Dunque, qui sento parlare molto di percentuali, sento parlare di TAV e di tanti aspetti, però credo che un aspetto principale che non viene mai trattato è quello morale. Cioè, in questo paese il problema è morale, non è tecnico, perché se, come vediamo tutti i giorni e anche ultimamente, c'è un politico ogni giorno che viene indagato, che viene arrestato all'interno dei vari schieramenti politici tutti, senza fare distinzione, penso che forse gli italiani qualche riflessione la dovrebbero fare. Quindi un problema etico, un problema morale, noi avremmo tutte le capacità, poi non ci possiamo lamentare quando poi i giovani vanno all'estero perché assistono comunque a questo scenario che è pietoso. Quindi non è tanto un problema ideologico, ma proprio di creare una classe politica e dirigente di persone per bene. Ecco, questo è il primo aspetto su cui tutti dovremmo riflettere. A questo do un 10 il Movimento 5 Stelle, perché secondo me, anche non condividendo comunque tutto quello che dicono, da questo punto di vista penso che abbiano dato un segnale importante. Forse è stato questo anche uno dei motivi per cui hanno avuto un buon bacino. Però mi scusi, questo punto significherebbe che gli italiani sono talmente immorali da aver punito l'unico movimento morale, insomma. Ma io penso che gli italiani si meritano quello che ci hanno, perché siamo passati comunque sotto una serie di governi dove abbiamo assistito a presidenti del Consiglio, mi consenta, ecco, tanto per rendere l'idea, che con la chitarra e gli amici e la bandana hanno fatto sì che anche un Parlamento votasse che una persona, diciamo, di facili costumi fosse poi come dire, identizzata nella figlia del presidente di uno Stato. Cioè, abbiamo assistito a delle cose veramente improponibili in questo paese. Allora, la politica con la P maiuscola è facile farla quando si prendono 15.000 euro al mese e si hanno una serie di privilegi che veramente sono impensabili per le persone normali. Allora, non ci sono i soldi? Sì che ci sono i soldi. Da domani mattina si fa una legge, perché come si è fatta velocemente la legge Fornero, che ha penalizzato migliaia di lavoratori e di persone per bene, si fa una legge che gli onorevoli possono percepire fino a un tetto di 3.500 euro. Questa è una posizione che è rispettabile. Io ritengo che un politico debba essere ben pagato, perché se no poi è esposto ad altri tipi di finanziamento. Sicuramente lei sa benissimo che riducendo gli stipendi ai parlamentari non si risolve nessun problema economico. Per quanto riguarda il problema morale, cito gli esperti che hanno fatto un'analisi, visto che si parla di nuovo Tangentopoli, la corruzione. L'Italia è un paese dove la corruzione è un problema enorme, ma numeri alla mano, la corruzione percepita è molto superiore alla corruzione reale. Questo è un fatto, perché se si confrontano i numeri sono questi. Il problema dei giovani che vanno all'estero invece è un problema reale, è un problema molto 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 doloroso. Perché in Italia si prendono i medici, in Italia mancano, però vengono richiesti, perché mancano pure in Germania e in Francia e in Inghilterra, dove li pagano tre volte quello che li pagherebbero in Italia. Questo è il vero problema, cioè che in Italia noi riusciamo a formare dei ragazzi, questi ragazzi sono bravi, o in qualche caso non vengono presi perché vengono presi dai ragazzi più raccomandati di loro,
e in altri casi invece devono andarsene per se vogliono guadagnare delle cifre più dignitose. Senti, prima di ascoltare il vocale di Dario al 349 349 1025, c'è un messaggio che non c'entra nulla con l'argomento, però potrebbe entrarci in futuro. Dottor Vespa, secondo lei la vicenda Rixi potrà causare, anche alla luce delle differenti posizioni sulla giustizia, attriti ulteriori tra Salvini e 5 Stelle? No, era previsto. Beh, si è incazzato pesante Salvini con questa storia di Rixi. Questo... No, di Rixi, lui si è preso la questione di Siri. Sì, ma questa di Rixi pure non l'ha presa Siri bene lui. È soltanto indagato in una vicenda terribilmente scivolosa, con delle carte molto ambigue. Rixi è stato condannato e nel contratto c'è scritto che se uno viene condannato deve lasciare l'incarico. E infatti in un nanosecondo il problema semmai è politico, nel senso che le dimissioni si danno al Presidente del Consiglio. In questo caso Rixi le ha date al Vicepresidente del Consiglio. Questo è vero. Però Salvini ha detto non ci sono prove. Questo lo vedranno, però lui sapeva benissimo di non poter difendere Rixi e in un nanosecondo, secondo me, giustamente ne ha accettato le dimissioni. Daniela da Milano, a chiudere ti chiedo un brevità. Grazie Daniela. Da Torino, sì. Buongiorno. Da Sulmona, mi dispiace, dottor Vespa. Da Sulmona, provincia dell'Aquila. Sì, che meraviglia. È vero, un gioiello che muore perché le politiche non sono costruttive. Io sono un'imprenditrice stacanovista da 25 anni con un'azienda che devo trasformare per non farla chiudere, per creare posti di lavoro, e l'unica cosa che mi ha attirato e fatto votare il Movimento 5 Stelle è stato il fatto che erano principalmente severi sulla scelta delle persone che vanno a governarci, e il fatto che invece questa regola già non sia stata osservata e quindi abbiamo messo a delle cariche importanti delle persone che avevano già avuto delle condanne è stata una delusione, come è una delusione vedere che non ci sono politiche costruttive di produzione per la piccola e media impresa che abbiamo lasciato morire d'Italia. Contro invece il supporto, l'appoggio e la copertura delle grosse, le multinazionali, chiamatele come vi pare, però voglio dire, siamo tutti molto arrabbiati perché non c'è un programma che può far risalire il paese, perché non si parla di abbassare i costi di lavoro, cosa che invece ha fatto chiudere le aziende. L'assistenzialismo con questo reddito di cittadinanza è vergognoso, perché l'italiano nel DNA ha una predisposizione a rubare, a fregare il suo prossimo. Daniela, abbiamo 50 secondi per risponderti. Mi pare che sia un'elettrice delusa, visto che contesta il reddito di cittadinanza, che è appunto uno dei cardini ed era però anche in campagna elettorale uno dei cardini del Movimento 5 Stelle. Credo che non ci sia una tutela nemmeno per le grandi aziende, l'argenteria di famiglia purtroppo la stiamo perdendo da tempo. Sono assolutamente d'accordo che insomma ancora non c'è una politica economica molto chiara a tutela delle piccole. Su questo si stanno misurando. Salvini vuole ridurre le tasse soprattutto alle aziende medio piccole, andremo a vedere se ci riuscirà o no. Allora, grazie a te papà, grazie Andy, grazie Valentina, grazie Ricky che è su Milano, grazie soprattutto a tutti voi che avete avuto la pazienza di ascoltarci. Arriva alla famiglia, noi ci salutiamo, a venerdì prossimo. Adesso c'è Eros Ramazzotti, dove c'è musica. Buon fine settimana. Avete ascoltato Non Stop News Raccontami con Bruno e Federico Vespa. Appuntamento a venerdì prossimo.